Dopo i 5 arresti di ieri da parte della Guardia di Finanza sul caso della vendita della Civitas sotto costo, l'amministrazione guidata dal sindaco Enrico Ioculano si è presentata compatta questa mattina di fronte ai media per informare i cittadini sull'evolversi della situazione e per reagire alla scandalosa strumentalizzazione politica che sta compiendo l'opposizione. Ricordando innanzitutto che Civitas è una società partecipata prodotta dalla vecchia amministrazione Scullino, nata nel 2008 per la gestione e la manutenzione dei lavori pubblici e aggirare i vincoli imposti dal Comune, dal patto di stabilità interno e quelli dei regolamenti degli appalti pubblici, specificando che il liquidatore Fuschelli, protagonista di questa vicenda, è un consulente scelto dalla commissione prefettizia che l'attuale amministrazione ha ricevuto solamente in eredità. È stato anche grazie all'azione di questa amministrazione, ha detto il sindaco Enrico Ioculano, se aspetti contabili poco chiari sono emersi e sono stati sottoposti all'attenzione degli organi competenti. Ogni passo fondamentale al raggiungimento dell'obiettivo è stato compiuto in coscienza della nostra giunta e senza celebrarlo a mezzi di stampa per chiari e ovvi motivi di rispetto delle indagini avviate dalle autorità competenti.